E buongiorno ragazzi, benvenuti sul Talkabout. Io sono Saga e è successo. L'Unione Europea si sta muovendo per tagliare le gambe alle cripto completamente. Ne parliamo bene dopo la sigla. Prima di iniziare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video per aiutarmi a far crescere il canale. E se non l'avessi già fatto, anche di iscriverti al canale e premere anche sulla campanella, così verrai avvisato non appena pubblicherò un nuovo video. Dunque, perché siamo qui a fare questo video? È successa una cosa importantissima, ovvero l'Unione Europea ha rilasciato una bozza di legge che punta a tagliare le gambe completamente alle cripto. È già stata fatta una prima votazione per questa legge ed è passata. Quindi ora, entro fine aprile, ci sarà una seconda votazione. Se dovesse passare anche questa seconda votazione, diventerà legge. Quindi poi, insomma, nel giro di pochi mesi andrà tutto approvato. Ma che cosa comporta questa legge? Facciamo molta attenzione. Andiamo intanto prima a vedere che cosa dice la legge e poi andiamo ad analizzarla facendo dei ragionamenti noi. La legge, in poche parole, dice che ogni exchange dovrà tracciare tutto quello che succede chiedendo il KYC a chiunque. Il KYC sarebbe il controllo dei documenti. Attenzione qua, facciamo attenzione ai dettagli perché qualcuno ha capito che dai 1000 euro in poi. No, 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 andiamo per gradi. Tutte le transazioni dovranno essere controllate. Ogni utente che fa la transazione dovrà avere il KYC e ogni utente che riceve dovrà avere il KYC. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho delle cripto su Binance e voglio mandarle a Pinco Pallino, posso mandarla a Pinco Pallino solo se anche Pinco Pallino è registrato sul KYC di Binance. Non importa se non gliele mando su Binance, gliele mando magari sul wallet privato. Infatti la legge specifica bene che chiunque manda o invia cripto da wallet privati dovrà comunque essere registrato. Per wallet privati si intende quei wallet dove noi deteniamo le chiavi. Quindi può essere un ledger, quindi proprio un portafoglio hardware, insomma, oppure una DeFi, un qualsiasi portafoglio DeFi dove appunto la chiave l'abbiamo noi. Vuol dire appunto che se io trasferisco delle cripto da una piattaforma DeFi a una piattaforma CeFi, come può essere Crypto.com, Binance, Coinbase e chi che sia, tutto questo verrà tracciato e registrato. Quindi la DeFi non esisterà più. Non può essere una cosa decentralizzata se poi è tutto registrato, anche perché la blockchain è pubblica. Cosa vuol dire? Che se io do i miei dati a Binance dicendo guarda che queste cripto qua arrivano dalla DeFi Pinco Palla, si potrà vedere tutto il mio tracciato, tutto che cosa ho fatto, che cosa ho mosso, dove ho mandato, chi ho mandato, quindi sarà tutto quanto tracciato. Ricordiamoci che le cripto nascono proprio per essere una cosa decentralizzata. Tutto questo uccide il sistema decentralizzato, diventerà tutto centralizzato e tutto registrato. Ma come se non bastasse, la cosa si complica se trasferiamo più di 1000 euro. Perché? Perché se noi trasferiamo più di 1000 euro, andremo direttamente sotto indagine. Ovvero quel trasferimento fatto di 1000 euro appunto da un wallet privato a Binance o da Binance a un wallet privato o da Binance a proprio al wallet anche di qualcun altro non nostro sarà comunque sotto indagine. Ovviamente la legge dice che questo andrà sotto indagine per l'antiriciclaggio, insomma noi verremo trattati come fossimo delinquenti, né più né meno. Si darà per scontato che quei soldi sono soldi loschi fino a prova contraria, quindi noi dovremo essere pronti a dimostrare tutto quanto, dovremo avere tutto chiaro ed essere in grado di dimostrare da dove provengono quei soldi. Qua mi riallaccio però a un video vecchio che avevo fatto dove vi spiegavo un po' come si gestivano le cripto e il fisco, perché io ve l'ho già detto l'altra volta che tutto va dichiarato, sempre. La legge dice che se voi avete 5 dollari in cripto dovete dichiararli, poi è chiaro che se uno sa 5 dollari in cripto magari non li dichiara, sono d'accordissimo, ma la legge dice che vanno dichiarati. Quindi se io fino ad oggi ho avuto 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro in una DeFi e non li ho dichiarati, ora sarà un gran problema. Sarà un gran problema perché io come muovo quei soldi? Nel momento in cui vado a spostare quei soldi vengono tracciati. Nel momento in cui vengono tracciati, ecco che arriverà l'agenzia delle entrate a chiedervi da dove arrivano quei soldi. Quindi il problema per noi non è sicuramente da sottovalutare. Altra cosa da considerare, gli exchange hanno già risposto a questa bozza dicendo che per loro sarà un casino enorme tenere traccia di tutto. In più tutti i nostri dati saranno caricati, quindi con un attacco hacker potrebbero fare dei danni inimmaginabili. Altro appunto, tutti gli exchange più piccoli non saranno in grado di fare questa cosa. Quindi gli exchange più piccoli verranno semplicemente falciati via. Resteranno solo quelli più grandi e quelli in grado di mantenere questo regolamento. Se tu stai guardando questo video e stai pensando, ma a me che me frega, io li ho in DeFi, ho tutto in DeFi, chi me li viene a prendere? Non li dichiaro, nessuno li vede. Sì, hai ragione, se tu li hai in DeFi o li hai in un wallet hardware,
nessuno li viene a vedere, ovvio. Avere dei bitcoin in un hardware wallet è come averli sotto il materasso, quindi la legge dice che tu devi dichiararli, ma nessuno te li può controllare per il semplice fatto che li hai in tasca tu. Il problema è questo, che tu un giorno quei soldi dovrai spenderli. Perché o hai un disturbo ossessivo compulsivo che semplicemente ti piace vedere salire il numero, quindi tu prendi i tuoi soldi, li metti in DeFi, li guardi una volta al giorno, una volta a settimana, una volta al mese, vedi il numerino che sale perché stai farmando cripto, sei contentissimo, dici ma che bello, e va bene. Ma se tu hai fatto tutto questo perché vuoi magari investire, perché vuoi far crescere i tuoi soldi, perché un giorno vorrai spendere i tuoi soldi, come farai? Come potrai portare i soldi da una DeFi a una CeFi? Non potrai farlo perché tutto questo sarà tracciato e controllato. Quindi tu hai 10.000 euro in DeFi? Benissimo, come li sposti in CeFi? Se non li dichiarati, nel momento in cui verranno spostati, verranno tracciati. Se sono sopra i 1.000 euro, verrà indagato il trasferimento. Quindi, insomma, bel casino. Senza contare del fatto poi che una volta portati in CeFi, comunque quei soldi dovrai spenderli. Quindi che fai? Li trasferisci su una carta di credito? Va bene. Li trasferisci su un conto corrente? Va bene. Ma è tutto tracciato. Questo diciamo che cambia poco, nel senso che è sempre stato così. Nel momento in cui io esco da un CeFi ed entro in una banca, è sempre stato tracciato. La cosa assurda è che se ora io appunto trasferisco 1.000 euro da DeFi a CeFi, questi 1.000 euro vanno sotto indagine. Mentre se io faccio un bonifico di 5.000 euro dal mio conto corrente a un altro conto corrente perché magari vendo la mia auto usata, o mettiamo che io voglio comprare, che ne so, un computer usato, posso pagarlo col bonifico chiaramente, tranquillamente, o se no posso pagarlo magari in cripto, quindi gli faccio magari un trasferimento in USDT. Mettiamo che io pago il computer 1.500 euro in USDT, cosa succede? Che quella transazione, uno, deve essere registrata con il KYC sia mio sia di quello che riceve USDT, due, siamo sopra i 1.000 euro, questo trasferimento va sotto indagine. Un vero casino, vero? Esatto, un vero casino. Allora adesso, entro fine aprile, verrà fatto una seconda votazione per questa legge. Se la votazione passerà, questa diventerà legge. Se la votazione non passerà, si vedrà il da farsi e si spera che ci siano almeno delle modifiche, perché fatta così è veramente assurda. È assurda per chi utilizza le cripto, per chi investe nelle cripto e per chi lavora con le cripto, come appunto gli exchange. Insomma, io ti ho riassunto un po' la situazione, spero ti sia stato tutto chiaro. Se hai domande, se hai pareri, soprattutto scrivimi qua sotto nei commenti che sicuramente ne discuteremo. Ora staremo ad aspettare, vedremo come va, sicuramente faremo un altro video per vedere come appunto è finita questa storia. Io intanto ti ringrazio di essere arrivato fino qua e se non l'hai già fatto ti chiedo ancora di lasciare un bel like sul video per aiutarmi a far crescere il canale e anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo video. E noi ci vediamo appunto al prossimo video.